la 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 la. Quando voi vedrete questo video sarà l'8 dicembre, il giorno in cui si fa l'albero di Natale, il giorno in cui si inizia a sentire puzza di Natale. Ora, a me il Natale piace, ma siccome ogni anno in questo periodo facciamo questi video super coccolosi, allora quest'anno ho deciso di dire no. Voglio fare un video su tutte le cose che odio del Natale. Il primo elemento con cui ho qualche problema è Babbo Natale. Buongiorno Benedetta. Buongiorno. Vorrei chiederti un consiglio. Immagina di essere a casa, no? Tu stai dormendo e un uomo si introduce in casa tua. Che cosa fai? Dico chi sei. E lui ti dice sono Babbo Natale. Prendo i regali. Cioè quindi? Oddio, questo video sta prendendo improvvisamente una deriva. Quindi ladri di tutto il mondo, se volete svaligiare casa di Benedetta, basta dire sono Babbo Natale. Con dei regali in mano. Con dei regali in mano. Vediamo una persona più fredda che ama meno la vita. Qualora dovesse di notte entrare dentro casa vostra un uomo mentre voi state dormendo, sei tu quest'uomo? Cosa fareste voi? Io posso rispondere per primo? Ti prego. Una mazza. Dai, hai un oggetto contundente. Cioè non lo uso, però tipo vado là e faccio oh! Basta. Quindi te cosa faresti? Forse proverei a uscire di casa e chiuderlo dentro. Mi piace, esatto. Dunque, io non ho mai creduto in Babbo Natale, perché è stata una scelta dei miei genitori. Hanno deciso di non farmi credere in questo essere che si gira tutto il mondo con un sacco per dare dei regali. Perché il problema di base, secondo me, è proprio la dinamica con cui funziona questa storia. Per quale motivo i genitori di un bambino dovrebbero chiedere a un anziano signore, evidentemente miliardario, perché sennò come potrebbe fare a regalare a tutti i bambini del mondo delle cose, di comprare dei giocattoli per i propri figli? E poi improvvisamente sto vecchio se rompe le scatole a un certo punto non lo fa più, e ci devono pensare i genitori. Ma che è? Capite la questione qual è? Mi piace molto come Slim Dogs si sia abituato ormai a diventare nell'arco di mezz'ora uno studio televisivo. Cioè, tutti sono seri, capito? Come questo quando... è perché stiamo girando, come cazzo hanno fatto, la serie sul canale Slim Dogs, che è molto più bella dei vlog di Matteo Bruno. Quindi se voi volete vederla e smettete di vedere questo video, cliccate sul link in descrizione, diglielo. Sì, padrone, cliccate sul link in descrizione. Comunque, a questo punto direi che lunedì finisce qui e passiamo a mercoledì. Allora, ieri eravamo a Milano e non c'erano addobbi natalizi. Noi qui però non siamo a Milano, noi siamo alla Slim Dogs, noi qui lo vogliamo far vivere il Natale. Quindi oggi noi addobberemo questo posto per renderlo molto meglio di Milano. Voglio raccogliere delle idee creative per addobbare questo posto. Lavoriamo un po' e poi andiamo al centro commerciale a comprare qualcosa per addobbare il tutto. Siccome mi ero ripromesso di lamentarmi di una cosa del Natale ogni giorno, oggi voglio lamentarmi degli addobbi. Per quanto mi riguarda, il problema è di simmetria e di colore. Diciamo che questo è il tuo balcone, ok? È la ringhiera del tuo balcone. Se tu ti compri un filare di luci e le metti così, e poi vedi che te ne avanza un pezzetto e quindi mi fai una sgommata qua, io te meno! Perché tu devi rispettare la simmetria! Li dovete fare simmetrici sti balconi! E poi un'altra richiesta. Condomini, per favore, vi mettete d'accordo su una temperatura colore? Cioè, a me che un balcone è bianco ghiaccio e che l'altro è giallo candela, mi fate male dentro! Andiamo avanti con la giornata. Sta diluviando! Forse devo sfruttare questo vostro buon gusto e questa vostra presenza con me per comprare anche delle cose per casa. Questo da mettere su ogni scrivania della Slim Dogs. A me piace, vado a prendere un carrello. Un carrello! Ma io mi compro il pacco famiglia, 12,99€, ho risolto. No, ma io le ho appena scelte. Ma queste sono molto più grosse. Ma zio, ma il mio albero è ridicolo, il mio albero, è piccolissimo. Appunto, quanto fa ridere. Ma poi è gialle. Che colore vuoi? Rosso. Perché ho chiesto a voi l'aiuto? Ma è ridicolo, ma dove le appendo? Non entrano. Sono più grosse della tua faccia. Cioè, ma tu no, mi fai mettere questo? Io ti stavo dicendo questo più dolce e coccoloso. Questo fuori. No, 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 Matteo Bruno mette questo fuori. Ecco, ecco fatto. Mettetevi vicini. Con tutti e due con lo zaino. Io ti odio. È morto un signore, loro lo stanno soccorrendo. È un altro vibra. Ha avuto un ictus. Signore! Queste sono per Mauro. Sono i suoi capelli. Sono i suoi capelli. Tu così sei Mauro.
Per casa di Matteo, questi sui vetri? No, 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 no. Questo no. No, ma chi sì. Abbiamo concluso i nostri acquisti pazzeschi. Domani addobbiamo lo studio. Adesso basta, chiudiamo questa giornata, ti prego. Giovedì. Lo sai oggi cosa facciamo? Cosa facciamo oggi? L'albero. Ho sentito una persona che ha detto Benedetta. Tu sei felice di fare l'albero? Vado a prendere l'albero. Non l'abbiamo buttato. Quando abbiamo svuotato di lì. Vedi? C'è niente. Benedetta non sarà contenta di questa cosa. Benedetta sarà tristissima. Benedetta? Sì, l'albero? Mi sa che l'abbiamo buttato. Benedetta, tu hai appena avuto l'idea creativa dell'anno. Possiamo creare questo? Sì. Con uno stativo di base. Noi useremo l'avanzo della rete della recinzione, esatto, per costruire l'albero di Benedetta. Grazie mille. Adesso chi lo costruisce? Io. Benedetta, ma che sta a lavorare questa? Oh, ma te pare? Basta lavorare! L'F24! Ora dobbiamo lavorare! Ma sti cazzi dell'F24! Andiamo in galera! Che bello! Famo un cilindro e poi il cilindro lo arrotoliamo a cono. Oh no! Palle! Non è che palle, è il Natale! Hai capito? Sii gioioso! Sii gioioso, ha detto! Cantala il canto di Natale! Na, na, cantalo! Na 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 più forte! Ehi! La 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 la! Non sopporto più. Aia! Aia! Le dita! Pizzalo! Aspetta! Poi il nostro figlio storpio. Abbiamo raggiunto un risultato accettabile. Invidiabile. Adesso stativo e lo eleviamo. Partiamo dalle lampadine. Ecco qua. Oh. Beh. Senti il Natale. Cosa manca? La foglia. No, no, Benedetta, non lo accetto. È no, perfetto. Sì. Grazie di aver creato questa idea, Benedetta. È l'albero più bello di sempre. Visto che in questo video mi lamento di una cosa al giorno del Natale, non vi ho ancora detto di cosa mi lamento oggi. I regali. È banale, lo so che è banale, ragazzi, però siamo d'accordo che è uno dei mali del Natale? Cioè, quanta ansia vi mette fare i regali? Anche perché comunque c'è sempre da fare quel regalo a quella zia, qui dobbiamo fare per forza il regalo e non ce va e comunque alla fine lo facciamo. Quest'anno cerchiamo di fare i regali solo a chi ce va de fare i regali. Grammaticalmente sbagliato, ma moralmente giusto. Direi che questa giornata è finita. A domani. Domani famo l'albero a casa. Oggi è venerdì. Io e il signor Donatone qui stiamo creando una lista di attrezzature perché lunedì si parte per una settimana di produzione infernale. Così ci piace a noi. Cioè, se non è infernale, che gusto c'è? Oggi io, per concludere questa giornata, andrò a fare l'albero a casa. Come al solito per noi, il goal finale è riuscire a portarci tutta l'attrezzatura dentro gli zaini. Perché staremo compattati in due automobili e saremo 7 persone con tutta attrezzatura e valigie. Quindi non sarà facile. Cioè, questa è la vera sfida. Stavolta sento che ce la facciamo bene. Allora, chiudiamo questa settimana di lamentele sul Natale facendo questo magico alberello. Però come prima cosa... Benedetta, sarai fiera di me quando vedrai questo video. Ho messo ai piedi... Quanto ci vorrebbe Benedetta adesso? Sono palesemente troppe per quest'albero. Voglio capire queste. È il momento delle palle di Marcocioni. Non tutti possono dire di avere le palle di Marcocioni appese all'albero. Finito! Dai, è una roba! Guarda che bello. Ora che l'albero è fatto, resta un'ultima cosa da mettere. Me ne vergogno. Sto schifo. Fa veramente schifo.
Direi che a questo punto è giunto il momento di concludere questa settimana. Grazie per aver partecipato al primo albero di questa casa. Buon albero anche a voi, visto che oggi state facendo l'albero. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così ogni volta che esce un nuovo video lo sapete, perché come fate a perdervi questi pezzi d'arte? Basta, ci vediamo la prossima settimana.